Cari quadristi, ed eccoci, seconda parte. Ovviamente abbiamo installato, purtroppo è difficile farla vedere con una mano, devo tenere il telefono e con l'altra la sala. Comunque inserite la sala nuova con aggiunti omicidici all'interno della coppia conica posteriore. Ricordatevi un filino di grasso, soprattutto sul 1000 cave che va a inserirsi, ma proprio pochino, è lo stesso, magari, anzi sicuramente un po' di più, sulla parte esterna con il 1000 cave dove andrà a inserirsi il mozzaruota, cioè il mozzaruota, il castelletto che tiene il cerchione, e questo è il mozzaruota. Allora, una volta inserito, come lo inserite, sentirete un clac e vuol dire che il prodotto è a posto. A questo punto, lo vedete, alla prova del 9, come dicevano i vecchi, ti gira sempre che va bene, gira tutto bene, è tutto perfetto, quindi c'è il prodotto, è perfettamente inserito. E poi a questo punto andrate a alzare il mozzaruota dentro il semiasse e lo chiudete in modo fantastico. A questo punto avrete il vostro semiasse inserito nel mozzaruota. Adesso ho bisogno di due mani per farlo. Ovviamente, comunque, l'operazione è perfettamente riuscita. Si abbassa la parte superiore, si chiude, si inserisce il castelletto, si rimonta tutto, si rimonta l'ammortizzatore, si rimonta l'apparatia. E la si pulisce, che se no fa schifo. Il vostro mezzo sarà pronto ad andare. Signore, dalla squadra corsa guadisti.it, un grande saluto. Vi ricordo che la nostra squadra corsa fornisce semiassi completi per qualsiasi mezzo di ATV, ovviamente su ordinazione. E mi raccomando, attenzione, perché quando sfilate, una cosa che non vi abbiamo detto, quando sfilate l'omocinetico, parte dall'olio della coppia conica uscirà. Quindi poi, una volta eseguita questa operazione, controllate sempre il livello della coppia conica centrale. Signori, Alfero, quadisti.it, un grande saluto. Quadisti.it, il top. Ciao ciao!